Allora io lo posso dire era innocente. Lo sai cosa fa adesso? No, Samuele, siamo amici. Tu lo sai cosa hai fatto? Siamo amici. Ora ti distrugge in botte. Immagina, qua c'è la sigla. Ok. Con Samu, con Simo, servizi igienici pubblici. Allora, ciao. Io sono Samuele. E io sono Simone. E questo è Servizi igienici pubblici. Il podcast di cui non avevi bisogno. Non sentivi il bisogno. Va bene, a posto, iniziamo perfettamente. Perché siamo qui? Innanzitutto stiamo riprendendo con un telefono e un tablet, quindi farà schifissimo la qualità, però noi comunque ci stiamo provando e apprezzate questo, rumori vari. Questo vuol dire che ci stiamo giustificando già dall'inizio per dire ok, stiamo facendo schifo, però apprezzate. Spieghiamo il perché siamo qua. Perché si chiama servizi igienici pubblici? Perché si chiama servizi igienici pubblici? L'abbiamo deciso a caso, ma in realtà è perché è servizio pubblico per voi. Perché vi facciamo compagnia mentre dormite, per farvi addormentare. Perché si chiama servizi igienici pubblici? Perché vi facciamo compagnia a casa, siamo i vostri accompagnatori verso la vostra quotidianità. Esatto, per dormire, per andare in giro in macchina, per allietarvi. Anche per andare in bagno, cioè nel senso, per andare in bagno. Cioè è proprio il nostro nome effettivamente. Prettamente amatoriale. E è divertente. Cosa faremo in questo podcast? Intervisteremo persone qualsiasi per dimostrare che anche le persone comuni possono partecipare a un podcast. Hanno qualcosa di interessante da raccontare. Infatti, inizieremo subito con il nostro primo ospite, che fra pochissimo se ne deve andare, quindi sarà proprio una corsa. Fate un piccolo applauso, le due persone ci stanno guardando. Con due dita, per favore. Due dita. Lorenzo Zerbo. Wow. Applausi montati sopra. Facciamo che lui è apparso in questo momento. Ciao, stiamo esplodendo nei microfoni. Allora, Vabbè, calma col volume. Allora, Lorenzo, ci racconti di te, chi sei tu? Noi ti conosciamo, sei nostro amico, ma le altre persone non sanno, non ti conoscono. Sei, quindi magari fai una piccola presentazione. Io te lo allontano. Ma perché ho paura che non mi sento, capito? Ti senti potentissimo. Te lo dice lui, c'ha lui la cuffia. Noi non sentiamo niente. Così noi ci fidiamo di lui. Il tema di oggi con Lorenzo è quello della musica. Lorenzo, sappiamo noi, ma chi guarda non lo sa, lo sponsorizziamo, è una sorta di cantautore alle prime armi. Sì. Ok, ce ne vuoi parlare? Un po' di questa tua passione. Di allora, tuo... allora, comincia il tutto da bimbo, all'età di 6 anni, apro il microfono. Accendi il microfono. Vai, fai ridere già. Scusa. Da bimbo apro il citofono. Basta questo citofono. Io sto cercando. Andrà malissimo. Poso le cuffie. Tutto cominciò da bimbo quando mio padre mi portò al Grest. L'unica attività che sapevo fare era la musica. Quindi il mio primo maestro di musica è stato tuo fratello Valerio. Bello. Con Laudato Si e le bionde trecce agli occhi azzurri. Ok. Poi il susseguirsi mi è piaciuto, è nata la mia passione per la musica. Per la musica. Oh, ha detto musica. Tipo bello. Oh, e da qui posso allacciarmi. Siccome stavo aspettando. E questa l'abbiamo fatta. Dai. I tuoi artisti preferiti chi sono? Allora, in Italia due, che sono Cesare Cremonini e Davide Petrella. Tropico. Ok. Sono... Chi te li ha fatti conoscere? Chi me l'ha fatti conoscere? Samuele. No, non credo che Cesare Cremonini. No, perché come l'ha detto voleva chi dire un po' chi di te li ha fatti conoscere? Chi te l'ha detto? Un Enrico Lazzaro, con cui ho collaborato nella pubblicazione del mio primo singolo. Okay. E invece Cesare Cremonini. Eravamo a cena assieme con mio zio. Mio zio era capo di stato. Aspetta, che cosa stai raccontando? Ho perso qualcosa. Che mio zio è capo di stato. No, sto scherzando. No, ovviamente, comunque, Cesare Cremonini. Stavo bazzicando su YouTube e ho detto, ma che bravo quest'artista. E decido di cercare anche alcune cose. Reality show. Ok, mentre da dove nasce il tuo comporre musica? Non è un'esigenza è arrivata. Un'esigenza è arrivata dopo, però prima era una cosa che era nell'aria. Tipo, ma se comincio a scrivere musica e divento famoso, non lo so ancora.
cioè, non lo so, non lo so ancora perché non ho ricevuto qualcosa, l'ho ricevuto perché il pezzo è uscito, quindi comunque è piaciuto, però non lo so effettivamente. In arte come ti chiami, così ti posso non esiste cercare. Lorenzo Zerbo, nome e cognome, su Spotify, su Spotify, Apple Music, SoundCloud. La prima canzone che è uscita, di cosa parla, come si chiama? L'ultimo arrivato. Chi è l'ultimo arrivato? L'ultimo arrivato sarei io. Comunque faccio domande e pom pom. Sì, sì, l'ultimo arrivato dovrei essere io, quindi mi impersonifico un po'. Dici l'ultimo arrivato nella scena musicale. No. Nella non vita. È l'ultimo arrivato. È letteralmente il concetto del brano, sentirsi l'ultimo arrivato, la ruota di scorta. Nonostante dopo tutte le cose che sono successe, ti senti l'ultimo arrivato. Quindi okay, vieni trattato da ultimo. Quindi l'ultimo arrivato. Vabbè. Da qui è la... Basta. Va bene, però siccome in questo podcast noi vogliamo conoscere le persone non solo per, diciamo, lo stereotipo, ma anche per come è la persona, tu hai altre passioni, ad esempio una è... Il calcio, ma anche il bodybuilding, i muscoli, calcio, che squadra tifi? Calcio Juventino. Allora, è una cosa figa questa. Io da bimbo, perché nella mia vita è tutta bimbo, in tutti gli sport in generale, soprattutto la Formula 1, io andavo a tifare quello che era contro, che tifava mio padre. Mio padre tifava la Ferrari. E quindi io tifavo la Red Bull, la Red Bull vinceva in quegli anni. Stessa cosa succedeva con il calcio, dove mio padre era interista e io dovevo andare a tifare qualcosa di fastidioso per l'Inter. Posso chiederti il perché? Ma per io non lo seguivo. Tu guardavi la partita tipo Inter-Milan e dicevi, ma stai tifando l'Inter? Okay. No, è che siccome in quel periodo il Milan mi ero visto una partita col Chievo Verona, te la ricordi quel gol di Kakà? Pazzesco, quel gol pazzesco di Kakà. Ok, da lì mi sono innamorato, capito? Mi sono innamorato del Milan. Ho detto basta, voglio diventare milanista. C'è la Juve, scusa, mi sono perso. No, Juventino attuale. Hai perso il volevo dire, siccome ci sono dei tecnici, volevo chiedere a Antonio se ci faceva degli zoom tipo col telefono sulle facce. Però effettivamente è una cosa un po'... Facciamo in digitale. Li facciamo in digitale. C'è in digitale, guarda, facciamo in digitale. Va bene, invece volevo chiederti. No, aspetta. Scusa, come, vai. Come sei arrivato poi a essere Juventino? Juventino con Ciccio. Ok. Con quindi Ciccio, il mio broderino, il mio migliore amico. Chi è Ciccio? Cosa succede? È un ipotetico. Un'ipotetica persona importante nella tua vita. Cioè, puoi essere anche tu il mio Ciccio. Ciccio. Okay. Allora, realmente lui è il mio vicino di casa. Proprio detto, realmente è il mio vicino di casa. Ok. Più vicino di casa è colui che abita al secondo piano. Io abito al terzo e lui abita al secondo piano. Ovviamente da bimbo non avevo nulla da fare e io tuppoliato sotto. Ehi, vuoi giocare? Sì. Ehi. Vabbè, quindi siccome lui ti fa la Juve, ha detto anche io me la collo. Va bene. Possiamo anche arrivare dritti alle risposte, Leo, se non dobbiamo fare il giro. Però capito, è figo. Ci sono tante domande, tipo... La passione per la palestra. Sempre da bambino. Sempre da bimbo. Te lo giuro, stavo dicendo da bimbo. Mi rendevo conto che già ad una mia tenera età i miei muscoli, soprattutto quelli del braccio, erano potentissimi. Erano potentissimi, fratello. Un'aura potentissima. Però comunque erano una bella conformazione. Avrei una cosa da dire, però te la dico quando finiamo. Comunque, metti il nero. Io sono nato con questo problema, voi non capite. Quindi pian piano andavo vedendo che svolgendo degli esercizi durante la giornata aumentavano, anche da piccolo. Soprattutto io facevo un esercizio in particolare, alzavo il divano. No, credo così. Dal manico, no? Dal basso. Vuoi allenarti? Prendi il tuo divano. Con le braccia. Carle. Fate i carle con il divano e vedrete dei bicipiti da urlo proprio. Ma voi ve le ricordate le pubblicità tipo delle attrezzature sportive? No, io mi ricordo le tipo pubblicità. Tipo delle televendite. No. Chiama il lotto e poi ripetevano queste cose qua. Cioè... Esatto. E poi Abby Rocket. Casa, sì. Io uno ce l'ho, cioè no, i miei genitori sei uno comprato. Di quelli. Hanno detto, Abby Rocket. Possiamo fare gli addominali. Mai usato. Cioè, credo... Abby Rocket ci ho creduto anch'io. Ho detto forse... Cioè, è inutile. È completamente inutile perché... Cioè, quindi, non ho io l'Eminflex mi stupisce un botto. Le pubblicità dell'Eminflex, a parte che le ripetono al loop, cioè io non capisco mai. È tipo 7 minuti, no, anche di più, 14 minuti di 4 minuti di spot ripetute e montato in pezzi diversi. Che tu non capisci mai quando inizia e quando finisce. Fateci caso. È tipo, sono sempre le stesse immagini, le stesse frasi ripetute ma mischiate al montaggio. Quindi è un loop. E tu stai lì. Christopher Nolan. Devo comprare questo materasso. Io mi ricordo i coltelli Miracle Blade. Esatto. lo chef Tony. Dai due botte. No, nel senso.
Pazzesco, si è ripreso in un attimo. Potevo morire. Ok. Puoi continuare? Potevo fare che faccio figlio, io ed è qui che servizi igienici pubblici. L'ultima puntata. Dobbiamo fare la scena che ti porto fuori. Una passione che io so che tu hai sono i Pokémon. Sì, è vero? Il collezionismo, il nerd in generale. Chi Charizard, Squirtle o Bulbasaur? No. Ah, se devo fare una scelta come tra dici, i tre. Pokémon lo starter. Chi saresti? Io lo so, io se ce l'ho il mio. Io allora prima dimmi il tuo e poi dico il mio. Allora, il mio è Squirtle. Però comunque ci sono da tante generazioni. Perché poi diventa sempre più figo dopo. Quello del Flareon può essere. No, ma io non è uno Flareon starter. Flareon è una evoluzione di Eevee. Ah, allora Eevee. Ma Eevee non è uno starter. Beh, qual è il tuo starter? Qual è uno starter? Aspetta, Bulbasaur. Bulbasaur. E Charmander. No, aspetta, no, Charmander è l'evoluzione. Come caspita si chiama? Charmander. L'ho detto prima. Giusto. Charmander, ok. Charmander, Charmander Bulbasaur, non è un'evoluzione, mi fa no, Charmander. No, è starter. Tu chi saresti? E poi come si evolve? Allora, io... Dirmelo tu. Aspettate, Simone sta parlando, mi fatti i suoi. No, scusa. No, ma più figo, il più figo è Charmander. Il più figo. Ma l'evoluzione... Charmander è di quello che secondo me è un po' stenta che vuole essere il fighetto. Ma no, è un po' come Grifondoro, no? È vero. Capito? Invece Squirtle è un po' come Tasso Rosso, Corvo Nero. Tu che casa di Harry Potter sei? Io da Pottermore sapevo le... Questo è ottimo. Io da Pottermore... C'è stato un periodo dove giocavamo tutti che casa sei e che casa vorresti essere? Allora, io casa che vorrei essere... Corvo Nero. E sei? Sono... Non è che adesso sono a Hogwarts. Vabbè, nel senso... Secondo Pottermore. Secondo... Non ho smesso di frequentare. Posso dire, io sono spuntato... Ho fatto il quiz 4 volte, forse anche di più. Sono spuntato sempre... Ma su Pottermore? Sì. E poi quello che ora che si chiama non lo so Wizarding World. Praticamente ci sono 4 case. È perfetto. E io ho fatto la... No. Forse sì, oddio. Potrebbe essere. Secondo me. Secondo voi ci sono. Secondo me i Corvo Nero e Sempreverde sono di destra. Di politica non ne so di politica. Tasso Rosso Grifondoro di sinistra, palese. Non ne so di politica. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque io sono spuntato sempre Grifondoro tranne un paio di volte Corvo Nero. E io volevo essere Corvo Nero. Infatti su Hogwarts Legacy mi sono fatto Corvo Nero. Mi sono perso. Per esempio, sono sempre stato Grifondoro. Secondo te? Secondo le cose scritte. Io sono Harry Potter. Giuro. Qual è il tuo personaggio preferito di Harry Potter? Ah, Il tuo ce l'hai? No. La mia è Luna Lovegood. Anche la mia. Perché è una cane. No, però non lo so, dici... Ho capito, anche Lupin è bello. Quella perversione strana. Remus Lupin è bello, Piton è un personaggio scritto bene. A me piace Piton. Anche a me piace Piton. Perché siamo... Allora, invece, so che sei un fan di videogiochi. Tantissimo. Il videogioco a cui hai giocato di più nella tua vita è quello che ti piace di più. Allora, quello che a cui ho giocato di più della mia vita per tanto tempo o per più ore? Perché è differente la cosa. Ho capito quello che intendi. Perché più perché tempo io gioco, a LOL da 10 anni. No, allora parliamo di interesse. Di interesse all'interno di un gioco. FIFA ci ho giocato pure io un botto. Però Ultimate Team, non carriera. Per le pulse. FIFA calcio d'inizio. Devo diventare esperto, devo battere leggenda. Io mi divertivo a fare i personaggi, cioè a creare un personaggio. Ah sì, io ho fatto tutta la mia famiglia e ho fatto voi. Me la ricordo. Però su FIFA non sul FIFA di ora, no, di 7000 anni FIFA fa. 06. E io mi ricordo che Samuele li aveva fatti corretti. Io spuntavo 76, tu 74, quello tipo 82. No, beh, tipo, io si flexava, no? Che poi aveva fatto anche bene la formazione. E ne avevamo, io ero prima. Ho punta. Fatto mia sorella pure. Ne avevamo parlato. Terzino di difensore centrale. C'era Antonio pure. Samuele, stai più vicino, dice Antonio. Ah, ok, scusate. Perché ho fatto mio papà che era tipo Iniesta. Iniesta, Armando. C'era mio padre tipo rasato che era tipo Iniesta. O gli occhiali, era potentissimo. Ma si possono mettere gli occhiali? Su FIFA 06 si poteva. Ma penso anche sul FIFA di non ora. Lo so, cioè puoi giocare con gli occhiali. Io una volta ho fatto mio fratello Michele, era preciso su FIFA 23-22. Era più Michele lui che Michele. Io so che sei fan tipo Last of Us, Dark Souls. Tutti i game multiplayer. No, sì, multiplayer. Single player. Quelli con il walkthrough. Il tuo preferito tra questi? Horizon? Horizon Forbidden West. Te li ricordi i giochi della Wii? Tu ce non c'avevi la Wii. Sì. Qual è il tuo videogioco della Wii preferito? Allora, c'è una caterva di il mio Wii Sport 2. No. C'è un Sport gioco Resort. Bello da Wii giocare. Dove era quello sulla Wii Sport spiaggia? Resort. No, dove no, c'era no, quello no, con le spade. No, no, no. Cos'è? Star Wars?
tipo, c'è una spada di tipo Star che sembrava uno Star Wars e combatte, poi c'è il tiro con l'arco. Allora, e c'è quelli vecchi. Per me il gioco però non c'era il baseball. Home run! Per esperienza, per quello che succedeva quando andavamo a casa Bellocchi, Super Smash Bros. Mamma mia, giocato con il pad quello lì del Game Boy. Mamma mia, potentissimo. Perché c'erano quelli buoni, quelli scrausi. Io mi prendevo sempre quello scrauso. Emanuele e Michele, tu avevate sempre quello perfetto, anche Valerio. No, che personaggio di Smash Bros sei? O Lucario, che era bellissimo Lucario, oppure Imorza, ti ricordi Antonio come facevano? Come si chiamava quello che somiglia a un, cioè quello che è uscito proprio cartone animato. Wolf. No, è Mr. Game & Watch. Io. Io ero o Snake o Mark Ike. Ero. Ike è quello. Quello con la spada. È il fratello di Mars. Quello con le ali. No, no, era un tizio con le spade. No, fortissimo. Dovremmo fare una puntata solo. So fare anche arti marziali, lo sai. Dovremmo fare un, come si chiama, un gameplay. Oppure su Twitch. Allora, salve. Una roba che volevo chiedere. Riguardo i videogiochi, che personaggio di LOL sei? Che personaggio mi identifico oppure cosa gioco? Entrambi. Mi identifico in Teemo. Bimbo dentro, fuori un diavolo. Ok, giochi di più? Gioco di più main. È pazzesco, cioè, okay. Sì, main Blitzcrank, no, Blitzcrank. Anche Blitzcrank, ok, che è sappo, che tira, sì, tira le persone a sé, aggrappare le persone, perché lui con la musica riesce a, ad accogliere. Un poeta, posso dire, un poeta. Simone Pinazzo, un palazzo. No, no, gioco sempre Mastery perché è facile. Io però mi piace Pike. Mi piace Pike. Io è da un po' che gioco la parte sotto della mappa, quindi a D-Carry questa zona. Però il mio personaggio principale è Yasuo. Torniamo su cose che possono conoscere tutti. Giochi da tavolo. C'è un gioco da tavolo che ti piace tantissimo? Allora, Lupus in tavola. Un altro discorso sui Bellocchi, perché hanno fatto parte della mia infanzia, no? Che è la mia famiglia. Che è la sua famiglia. Perché ne siamo sette, quindi abbiamo la collezione. Come i sette nani. Sette re di Roma. Sette. Vabbè, comunque, quindi abbiamo un sacco di giochi da Lupus in tavola. Okay, ottima. Fabula o tabula? Tabula. Fabula è un'altra cosa. Lupus in fabula è come si dice originariamente, cioè il detto. Tabula è tabula, un gioco di parole, perché sei un gioco da tavola. Era una figata, era super interattivo. Poi c'era il master, il ruolo del master, che era quello un po'. E che, tu sei forte a Lupus in tabula? Scarsissimo, venivo mangiato sempre. E infatti anche dovremmo... perché giocavamo in 35. Ce l'ho, domanda bellissima. Giochi dell'infanzia. Giochi dell'infanzia. Vi ricordate quando giocavamo con le cose immaginarie? Certo, qua sopra. No. Vabbè, comunque io mi ricordo, ce l'ho proprio in testa, che quando andavamo in giro, okay. No, siccome avevamo fresco il Signore degli Anelli. Bellissimo questo. Ci sentivamo un po' Aragorn. E tu nel mezzo di una piazza, stavo facendo uno spettacolo, nel mezzo della piazza, noi fingevamo di combattere gli orchi. E la gente guardava... sconvolto. E proprio per questo però motivo, godo, cioè, potevamo metterci a giocare a calcio, invece noi... No, vabbè, giocavamo. Per questo motivo del nostro... Cioè, ci capitava di giocare anche a calcio, cioè, in mezzo alla piazza. E lì eravamo normali. Poi a un certo punto iniziamo a combattere le cose immaginarie. Daniele, mi ricordo che con Daniele, sempre del team di qua, del CCS, giocavamo a Transformers e ci picchiavamo. Ma, ah, no, io mi ricordo che ci picchiavamo, però non mi ricordavo questa... Sta cosa di Transformers, ma soprattutto Transformers. Ci spaventavamo a vicenda. Ecco. Vabbè, questo era... C'era questo gioco dove noi dovevamo fare un percorso in penombra, ok? Uno entrava, camminava, gli altri erano nascosti e dovevano farlo spaventare. Se lui riusciva a non spaventarsi, allora rimaneva, e chi non era riuscito a farlo spaventare per ultimo doveva uscire e rifare il giro. E io era bellissimo, perché noi facevamo le tatti, allora mettevamo le scarpe in un angolo così pensava che noi eravamo lì. E la poi prendevamo i piedi sotto la scala. Un altro lui si è quasi ammazzato. Allora, che ah, quando successo? Si è lanciato dalla scala. Avevo paura del buio, no? Eravamo ora sopra. Ce l'hai? No. Quanto da 1 a 10? A volte ho tipo la sensazione che qualcuno mi stia toccando. Il trauma. Io poi racconterò prima o poi uno dietro. Scherzo dove ho traumatizzato realmente una persona. Però non vabbè, ma già credo, questo... credo che mi che ricordo. È proprio quella. No, è bellissima. Io ho fatto scherzi nella mia vita quella. Che ho sconvolto. Sì. Signori, e io mi ricordo pure suo papà ha richiamato voi due, oppure con Andrea, per questo fatto, perché era troppo esagerata la cosa. Signori. Allora io lo posso dire, era innocente. Lo sai cosa fa adesso? Però... No, non dobbiamo... No. Samuele, siamo amici. Tu lo sai cosa hai fatto? Siamo amici. Siamo amici. Ora ti distrugge di botte. Ti ricordi? E lei,
Certo che mi ricordo. Me lo ricordo benissimo. Lì, panico. A proposito, hai un supereroe preferito? Sì. Chi è? Da piccolo era Capitan America. Poi pian piano, con lo svolgersi delle situazioni, Iron Man. Perché è il più figo di tutti. Perché non ha i poteri. A ma parte che non hai i allora poteri. Anche Batman. Ma Batman, capito, troppo stereotipato. Pipistrello. Veramente. Allora, in realtà, è il, secondo me, è il supereroe. Dai, non lo so. A me non Batman, piace Batman. Secondo me, è il supereroe. Con, a parte con meno superpoteri di tutti gli altri. Ed è quello che potentissimo. È effettivamente. Sì, ma il cash di Iron Man, scusatemi, signori. Ma anche a chi vuol dire Bruce Wayne pure. No, di più non lo so. Non però lo so, però sì. No, perché quello, so, la, sono, quello vende le armi per. Sono entrambi comunque forti. Cioè, vi ricordo che è la Stark Industries, signori. Comunque il top è Spider-Man, posso dirlo. È il mio supereroe preferito. Ma perché è il più bello. C'ha la frase famosissima che vale per tutti: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. È lì che nasce la responsabilità di essere un supereroe con super problemi. L'identità segreta. Secondo me la cosa base è proprio il morso di un animale. Io grazie a Spider-Man volevo farmi morde da un ragno, per dire. Io mi sarei fatto pungere. Io immagino siamo. Io l'ho visto un ragno, ho detto mordimi, però poi non mi è morso perché l'hanno fatto. No. Ma sai che in realtà è bruttissimo essere Spider-Man. Poi ci ho riflettuto, e ha tante cose brutte. Vabbè, effettivamente rimane solo la dura realtà dei fatti, che Spider-Man deve essere da solo, allora, perché sennò sì, è tutto contro di lui. Ad una tenera età avevo la forte potenza di sognare le cose che volevo. A parte che, ma credo si possa, lo possono fare tutti. Riesco a farlo adesso, ok? Cioè, si può fare. Riesco a farlo adesso, però già questa abilità l'ho presa da piccolo. Basta, che cosa è successo? Vedevo School of Rock. Sì. No, School of Rock, High School Musical. No, Camp Rock, 1 e 2, dove quella grandissima porta di Demi Lovato mi istigava tutte le mie esperienze per un giorno intero. Te lo giuro, ho ripetuto Demi Lovato. E la notte me la sono sognata che abbiamo fatto. E io ero piccolo. Allora, questa cosa dei sogni lucidi si fa perché praticamente tu sei in dormiveglia e tipo nella prima, le fasi del sonno sono all'inizio del sonno, poi c'è la fase REM e poi alla fine. Ma io veramente ti stai per svegliare. Cioè, sogno lucidamente tutto. E infatti dicono questa roba che se tipo tu ti svegli di botto, tipo che ti metti una sveglia, Madonna, quando sei in fase REM e poi ti concentri e pensi sempre una cosa, tipo che ne sto facendo così, non lo so, ci sono dei trucchetti per poter entrare nel sogno lucido. E io alcune volte l'ho fatto. Sei Mr. Krem. Sì, tipo che ti addormenti comunque con una sensibilità, non lo so. Ho fatto un sogno che pensavo fosse realtà. Ma io avevo un botto, tutti sembrano realtà. Io uno. Ne ho fatto solo uno, sì. Ma io, io ho una quantità tutti di incubi che sì, realissimi. A me sono io credo di essere la persona che con meno sogni al mondo. Chi ha un trauma, noi siamo tipo quelli di Harry Potter che vedono i Tesseract. Che chi vede la persona morta okay, riesce a vedere i test. Noi abbiamo avuto i traumi, quelli allora con un possiamo trauma vedere. Possono vedere in questa stanza cosa. Tutti abbiamo avuto un trauma. Io l'unico trauma che ho avuto era quello di cadere dal palazzo di casa mia. Veramente sei caduto dal palazzo di casa tua? Sì, 3 volte. Ma che sei ragazzi, vivo? Il quinto piano, detto, cioè, ma hai sbattuto la testa? No. Hai sbattuto la testa il gomito fare questo podcast. Infatti è così. Ma dal palazzo, che vuol dire dal quinto piano? No, sì, mi lanciavo dal quinto piano nei sogni, non realmente. Io dicevo nella realtà. Ma infatti, stiamo parlando. Ah no, proprio nella realtà. Ma comunque c'è il fumo. No. Forse che non lo dire qua. Taglia. Vai. Allora Lorenzo, la tua saga cinematografica preferita. La mia saga cinematografica? Tipo, che so, Harry Potter, Pirati dei Caraibi, Signore degli Anelli. Ah, cinematografica proprio, ok. Signore degli Anelli, per quante volte l'abbia vista, che sappia tutte le battute a memoria. Anche Pacific la mia. Rim. Non mai è una vista. Saga, però mi piace. Pacific Rim. Quello dei bestioni, quello dei, con i kaiju. Dei robot. Con i kaiju. Com'è? Bella? Io non lo so. È molto una porcata, allora, però. No, diciamo che il primo film è bello. Mi piace la radice. Il secondo lo consigliereste? Il primo sì. Domande velocissime, stiamo testando questa roba però oggi perché siamo di fretta del primo episodio. Ma veramente abbiamo parlato molto. Ne faremo altri con te, dove facciamo anche giochi, cose okay, che pensavamo ne di faremo fare. Altri, vai. Questa è proprio quella trash. Quella vabbè, questa è questa verrà condivisa su Instagram. Nemmeno. Ce la teniamo. Possiamo no tenere. A parte che secondo me l'audio non sta registrando. Non immaginate, farebbe no molto ridere. No, spassosissimo. Paure dell'infanzia e cartoni dell'infanzia. Paure e sono le ultime domande, vai. Gollum è il buio.
Non era Dobby. Vabbè, sono molto simili. No, non posso, c'entra posso niente. Chiederti una cosa? Noi che abbiamo visto da piccoli Cats, ti faceva molto paura? Tu l'hai detto che ti faceva paura. No, ma a te faceva paura. McCavity mi faceva tanto, tanto. Spiegate chi è McCavity. È il gatto cattivo. È il gatto cattivo del film Cats. Ok. Perché è uscito questa cosa? Perché te perché a me faceva paurissimo. Cioè, io da piccolo avevo paura di McCavity. Ok, ma perché? Dai che stiamo seguendo il copione. Cioè, non lo so, cioè, a me faceva paura proprio per... Io voglio capire perché ti faceva paura Dobby. Dobby, per colpa vostra. Vabbè, okay, Dobby in realtà... Ma perché? Mi hanno fatto salire a due piani la casa di Samuele. Mi hanno fatto io questa non la so. Aspetta che questa non la so, fallo parlare. Mi hanno fatto salire là sopra e mi hanno messo un'immagine, vediamo se la trovo. Non lo so perché. Allora, però, se fa Dobby, io se lo guardo bene, Dobby fa paura. Cioè, no, ma... Dobby non fa paura. Dai, fa paura zio, Gollum. Fa molto paura, al massimo. Ma toglilo da. Ma Dobby è cucciolotto. Ma non devi, non lo devi evidenziare. Io non ho mai avuto paura di Dobby. Nel secondo di Harry Potter, nella Camera dei Segreti, fa pure il basilisco che ti fa: vengo a squartarti. Ma non Dobby fa: sono Dobby! E invece Gollum che ha la voce: allora ci sta che fa paura. Molta paura Dobby, lutto tutto Gollum così. Letteralmente tutto mangia gli Hobbit, è cannibale e lui è Hobbit. Vabbè, ma Gollum... Dobby è un elfo libero, muore a un certo punto. Secondo me è quello lì che dice Gollum muore nella lava, Dobby muore accoltellato mentre salva perché gli amici. Dobby è quello che ti piano piano vero. Nel silenzio ti squarta le membra, capito? Ma Dobby secondo me sì, secondo me Dobby è un elfo cattivissimo, è un elfo in realtà cattivissimo. Secondo te perché è morto? Che problema? Ma no! No! Scusate, tutta la community di Harry Potter nel frattempo. Non l'ho capito. Domanda sui cartoni dell'infanzia. Cartone preferito? In Azzum Eleven perché parlava di calcio ed era una figata. Battle Spirits perché c'erano le carte, non se lo cagava nessuno, io mi compravo le carte. Infatti non ho idea di cosa ero sia. L'unico nel paese che se le compravo e ancora ce l'ho. Yu-Gi-Oh! Pokémon ogni tanto e tutto il mondo di Disney Channel. Chi riguardava i Celestini? No, mai visto. Sì, sì, Antonio li guarda. Io invece quello là, come si chiama? Galactic Football, a proposito di calcio. Che poi sono davvero era tutti bellissimo. Uguali. Tutti questi, calcio, questi calcio. Cartoni. Sì. Due fantagenitori, bellissimo. Vabbè, due fantagenitori credo che sia... Il cartone penso più, che fa più ride. No, non è vero. Cioè, SpongeBob. Allora, SpongeBob è un po' demenziale. Per questo più è di bello. Due fantagenitori. Molto di più di due fantagenitori. Penso che quelli che fanno più ridere sono i Simpson... Non è vero, non è vero. A me alcune puntate allora. Adesso, guardali adesso. Forse qualche un delle piccole non li capisco. Li ho guardate adesso, alcune mi cringono, alcune mi fanno ridere. Esatto, alcune ti cringono, alcune ti fanno ridere. Che è un po' come tutte le serie, tipo The Office, Metti Ormai, ci sono cose che ti cringono. Non però è... ci sono quelle cose che fanno certo. ridere. Vabbè, perché non è che può farti ridere qualsiasi cosa, cioè a meno che è il programma perfetto. Tardi, sì. Andiamo in chiusura. Con l'ultima domanda. Voglio capire perché hai paura. Sei salito sopra? Sono salito sopra e voi mi avete fatto vedere questa immagine qua. Vediamo Gollum. Comunque è tipo quella del labirinto. Io una volta mi sono cagato a casa tua perché mi hai fatto fare il labirinto, quello là, con la pallina. E poi arriva la faccia di The Ring. Ok. Vabbè, The Ring era? No, era... No. Vabbè, era uno zombie sopra. Normalissimo. No, era uno zombie. Me lo ricordo. Sei sicuro? Questa immagine sì. No, è The Ring. Vabbè. Ma è cucciolottissimo. Ma ora che lo guardo, facciamolo, che è cucciolottissimo. In una telecamera. Com'è che fanno tipo nei video? Metto la mano dietro. Ma niente, arriva Michele, spatti. E quando... nel buio. No, ma non nel buio. Però mi hanno fatto salire sopra. Mi hanno messo nello schermo. Guarda cosa bullismo. C'è, Lorenzo. Mi hanno buttato questa foto. Ma bullismo. E loro si sono messi a ridere. Ma tu. Vabbè, ma l'abbiamo subito anche noi quando abbiamo visto per la prima volta il video della macchina. Esatto, quella collina, del. Della collina verde. Esatto, la pubblicità credo di una macchina, bibita, no? Di una bibita. Di una bibita. Sì, mi pare di una bibita. Comunque, dove spuntava questo zombie? Che wow! Sì, che... Vabbè, c'era questo, c'era quello del pallina. Topo, quello del topo che balla. Il topo che balla. No, io mi ricordo la rana, quella... E poi viene schiacciato poi fortissimo. Il video da che andava scopo. Quello della rana blu. Crazy Frog. Ma c'è stato un anno a Biancavilla dove veniva una tipa vestita da Samara. Ah, va bene. No, è stato nel 2019. 2019. Prima del Covid. Che era vestita da Samara. E io mi ricordo che tipo da qua via l'Europa c'era un sacco di gente per andare a cercare. Ma no, qua. Perché si era imboscata praticamente nella chiesa. Abbiamo dei format che speriamo di utilizzare in futuro. La frase motivazionale, devi darci una frase motivazionale e così chiudiamo. Che inventi tu in questo momento?
Fa ridere questo. Nel frattempo, se questo video andrà su internet, metteremo i nostri profili Instagram. Per forza. Magari ci facciamo un profilo Instagram di questa cosa. Di questo podcast. Voi lo volete? Vabbè, se... se si può, sì. Non lo so. Ma secondo me non lo pubblicheremo perché è troppo cringe, è troppo trash. Comunque, secondo me l'audio non sta registrando. Non è importante avere una via da seguire o un piano, ma l'importante è andare avanti. Bravo. Due dita, due dita. Francesco. Non è importante. Non è importante avere un piano o una via da seguire, l'importante è andare avanti. Sono non sicuro lo so, della era non so, un mix tra... Ok, ridilla seria con voce sensuale che la tagliamo, facciamo la clip. Non e noi guardiamo, guarda in camera. Tre, serissimo. Non è importante una via da seguire o avere un piano. L'importante... Non è importante una via da seguire, avere una via... Non è importante una via da seguire o un avere un piano. Ti mangi tutti. Mi mangio le mas. Torna indietro. Non è importante una via da seguire. Ma perché? Basta. Ma poi dai, dilla buona e vattene. Dilla buona e vattene. Non è importante avere un piano o una via da seguire. L'importante è... La nostra chiusura è... Un saluto ci... Pantelliano a tutti. No. Ci rivediamo, ci rivediamo con un altro episodio di Servizi Igienici Pubblici, il podcast di cui non sentivi il bisogno. Un rutto finale. Ma non ho mai registrato. Sì, fratello. Te lo giuro. Stop. Con questa cosa c'è veramente poca professionalità. Con Samu, con Simo, servizi igienici pubblici.